Rinnova casa, serramenti Internorm, Amis di Sospirolo, Bona e Gava Arredamenti a Belluno e Focus Cucine e Stufe a Legna a Sedico vi presentano questo programma. In collaborazione con Dolomitissime. Qui siamo ad Agordo e abbiamo un intervento che principalmente coinvolge la zona giorno. C'è una cucina adesso veramente stretta, sì, certo. Per cui io ho messo giù una soluzione di questo tipo, sì, con una parte di mobili alti addossata a parete, e poi giravo con il bancone e avevo poi il tavolo, sì, in testa. Certo. Mi scoccia un po', infatti vedi che nei disegni ho inserito sempre il classico oggetto d'arredo nell'angolo, perché lo perdo un po' quest'angolo qua. Per cui non so. Potresti pensare a un piano di cottura ad angolo, ma non quello tradizionale messo di traverso, proprio un angolo, un piano cottura fatto ad L, che fra l'altro ti darebbe anche il vantaggio di liberare la zona dietro la sedia. Sì. Richiede una cappa grande, perché richiede una cappa d'arredo grande che vada a occupare dai 90 ai 100 cm. Sì. Però potrebbe essere una cosa interessante. Io ne vendo parecchi di questi piani e sono tutti contenti di averli. Sono molto spaziosi, molto, molto ampi, si sfrutta appunto bene l'angolo, sotto non si perde spazio e hai una cottura, hai quattro posizioni di cottura, per la verità ce ne sono anche con più posizioni, ma di solito si predilige quello a quattro fuochi molto allargate, e quindi uno può mettere su anche quattro pentole belle larghe. Ottimo. Sì, ottimo. Ce l'ho di sopra se lo vuoi vedere. Sì, dai. Bene, allora ti faccio vedere il piano. Okay, o la cappa, sì. Allora, ecco, per esempio, quello è il piano di cottura, vedi anche la cappa ad angolo, che è, questa è una dei modelli che si può inserire, questa è anche una di quelle un po' più particolari, e arreda anche l'angolo. Sì, sì, perché rispetto alla mia soluzione lo libero un altro spazio. Esatto. E poi, vedi, che distribuzione. Sì, sì, comunque hai due bei quattro fuochi anche grandi. Eh sì, sono fuochi. Sì, è una cappa comunque... Sì, questa, ripeto, sì, non è la classica cappa che si mette no, ad angolo, magari molto costruita. No, cioè, no, no. Riesce a essere elegante, una soluzione elegante. Sì, sì, ottimo. Bene. Andiamo a vedere qualcos'altro. Sì. Allora, dimmi, cosa volevi vedere? Stavo cercando una soluzione simile a questa, come superficie, metri quadri, eccetera. Ci sto dentro anche per avere due letti, però vorrei tenere più spazio libero possibile, certo, a terra. Certo. Anche perché ho una bella finestra, eccetera, sotto ci volevo mettere una scrivania, in maniera che non c'è domani i ragazzi crescono a studiare, hanno una bella luce, ci si può giocare anche con i colori. Guarda, colori qui ce ne sono finché vuoi, guarda. E per salire? Per salire, in questo caso, invece della scaletta a pioli normale, è stata fatta una costruzione di questo tipo, vedi? Con la scalettina che è anche un contenitore. Hai lo spazietto qua, fa da comodino per il letto superiore, quindi c'è anche da questa possibilità. Sì. E sotto è attrezzabile, puoi lasciare un secondo letto, dei cassettoni. Rinnova casa, serramenti Internorm, Amis di Sospirolo, Bona e Gava Arredamenti a Belluno e Focus Cucine e Stufe a Legna a Sedico vi hanno presentato questo programma. In collaborazione con Dolomitissime.